can't the last Fonzie guy. Fonzie is AFK. He went to the bathroom. It'd be cool, man. Hey, we just. He's not at the keyboard, man. Yeah. He went AFK. Okay. Talking about keyboard. You think this is a game? This is not a game. Diciamo che io sono molto carina e docile. E la mia mamma si arrabbia tanto quando gioco perché bestemmio come un camionista. B. Porco Dio. Arrivo. Ma non ce la faccio ammazzare su tutti lì al buio. Dimmi. E occhio, occhio, sta spostando la. Porco Dio. Occhio, occhio. Gol, va bene. Ma come hai fatto a pigliare? Anche mia madre all'inizio diceva, ma basta questi giochini, ti bruci il cervello, le solite parole. Dice no, adesso quando devo fare una cosa neanche ci devo più pensare, ho il tempo di reazione minimo. Va quindi a pushare sulla seconda espansione di Phoenix Hero Tior con tutto il suo esercito, ma viene ingaggiato su un lato da Phoenix Hero che riesce a cogliere impreparati i Marine e Melion riesce ad arrivare in tempo, intanto Moth di Beneling si portano a casa tutte le Elion, mentre è riuscito abilmente a caricare Marine e Marauder su le Medivac, ha salvato un buon contingente ma non può fare molto. Prima di tutto un passatempo ma anche un modo per legarsi insieme, che sia comunque attraverso scontrarsi con altri giocatori e quindi vedere anche in azione come ti comporti nei confronti di un'altra persona come te, che ha gli stessi mezzi però virtualmente si scontra con te, oppure in squadra, quindi organizzarsi, darsi dei ruoli, trovarsi in un contesto che nella realtà non sarebbe possibile, come, non so, in una sparatoria e vedere effettivamente virtualmente cosa succede e come ci si comporta. Mi annoio anche troppo facilmente, mi piace cambiare spesso, mi piace cambiare i vari giochi perché quello che conta di più è trovare sempre esperienze nuove che ti stimolino a vivere un'esperienza, perché alla fine comunque utilizzo i videogiochi anche molto per questo, per vivere esperienze diverse, impersonare personaggi diversi e comparazioni sempre che nella realtà non potresti fare. Diciamo che il gaming in questo senso è anche, diciamo, una filosofia di vita, un modo di vedere le cose, un modo di estraniarsi dalla realtà, avere un proprio mondo virtuale che permette anche di creare ulteriori amicizie, nonché anche sbocchi lavorativi comunque. E è una cosa anche più profonda del semplice svagarsi e divertirsi, anche se ovviamente quella è la cosa principale. Prima di tutto ho iniziato all'età di circa 3 anni con i primi giochini, proprio quelli delle favolette insieme a mio padre, che, come posso dire, mio padre all'epoca lavorava con i computer, quindi diciamo è stato uno dei primi ad averli, ti parlo dei vecchi MacBook portatili in bianco e nero, e dove si giravano i primi sistemi operativi e cose simili. Poi ho cominciato all'età di 6-7 anni con i primi RTS, ti parlo del 97-98 con StarCraft 1, il gioco più famoso di tutti per me, Settima Legione, Total Annihilation e cose così. Poi andando avanti ho continuato a giocare anche ad altri giochi, però per me gli RTS sono, diciamo, una parte di me. È iniziato tanti anni fa quando mi comprarono per Natale la prima PlayStation 1 che uscì precisa da poco e niente, dopodiché mi sono andato a giocare, peccato giocavo da solo o con mio cugino che stava sopra di me. Poi è arrivato l'avvento dei computer, è iniziato multiplayer, online, single player e di lì è stato un crescendo fino a che ormai il gaming è diventato una parte essenziale della mia vita. Io praticamente ho sempre giocato, avendo un fratello più grande di me di 7 anni,
appena sono nata avevo già i videogiochi attorno a me. Ho cominciato giocando a Sonic, chiaramente ero sempre Tails, il personaggio immortale che non poteva far danni. E poi niente, ho avuto tutte le console Sony, PlayStation 1, 2, 3, e più che altro stavo molto dalla parte dei giochi di ruolo. E poi, diciamo, conoscendo lui, mi sono anche data ai multiplayer online. Ognuno ha la sua esperienza diversa. Alla fine, nella maggior parte dei giochi ci si trova di fronte alla risoluzione di problemi, o comunque l'utilizzo di riflessi, o tutta un'altra serie di caratteristiche. Quindi quello che spesso accomuna la cosa è l'esperienza del giocatore. Quindi si vede a volte anche dei tratti caratteristici non solo dell'esperienza riguardo ai videogiochi, quanto nel carattere. E io mi ritengo, sì, nel senso, abbastanza violento, uno abbastanza veloce, uno abbastanza arrogante. Ne ho una cosa di differente che, appunto, avendo giocato comunque tante cose diverse, mescolo un po' sempre tanti aspetti di giochi diversi, e quindi un pochino a volte mi trovo sempre a trovarmi elementi comuni e a prendere abbastanza rapidamente. Ognuno ha il suo stile, per certi versi è simile, per altre cose penso, ad esempio, prendendo sempre Dota, che è un po' il titolo principale che su cui gioco, diciamo che il mio stile è un po' più, a volte tendo ad avere a prendere un pochino più il ruolo del leader in certe situazioni, ma dipende anche dal contesto. Ho avuto tanti Final Fantasy, sono stati una grande spinta per andare avanti, dopodiché sono passato, come ho detto prima, al computer, e di lì anche sempre multiplayer online, sempre RPG, per cui Guild Wars, World of Warcraft. Quando giocavo un po' più seriamente, quasi a livelli professionali, anche se non troppo, dalle 6 alle 8 ore al giorno. Diciamo che quando ancora andavo a scuola, quindi alle superiori, quando uscivo, mangiavo, studiavo un'oretta e dedicavo tutto il mio tempo libero al gaming fino all'ora di dormire. Adesso invece, diciamo che ho un pochetto accannato tra lo studio, un po' il lavoro, eccetera, faccio sempre, diciamo, se ci riesco, le 3-4 orette, tranne ovviamente quando sono in LAN. Ci sono eventi come le LAN, dove allora lì fare le tirate ci passi tantissimo tempo. È bello, guarda, sia i tornei tramite streaming e tutto, perché è bello comunque, si vede come competizioni, un po' come uno segue una partita di calcio, è bello anche vedere persone che si affrontano ai videogiochi. Alla fine, se hai una passione per un gioco in particolare, è bello vedere il top che si sfida, vedere le persone più brave proprio in assoluto che si sfidano là dentro, ti fa vedere tantissime cose che proprio pensavi che non esistessero neanche. Yep, Vader, Ori the Dragon Form, commitment, Havoc, looks for the comeback! Oh my god! Beautiful, and Danny's winding up too! There goes Geralti in the wall! Execution is perfect! The heads will roll of Mouseboards, Cinderin locked in, Danny with the double... Io, come ho già detto, sono sempre stata molto improntata sui giochi di ruolo. Più che altro non sono mai stata una persona molto competitiva, quindi diciamo... I multiplayer online mi mettevano un po' a disagio inizialmente. Dota 2 mi ha preso perché comunque ci giocavo insieme ad amici, e quindi quando sei in un team insieme ti diverti comunque. Il momento più memorabile per me è stato nel 2012, durante i Lucca Comics, ai WCG. World Cyber Games. Mi sono classificato quarto posto nella classifica italiana StarCraft, e non so, mi sono sentito realizzato, perché dopo aver raggiunto la Grandmaster, dopo essermi allenato, ho fatto una bella posizione. E nello stesso tempo mi sono anche sentito un po', come dire, giù, non deluso, ma giù, perché potevo anche arrivare primo, ma non ce l'ho fatta, cioè è stato anche inferiorità di abilità, di skill proprio. Ho visto questo panorama un po' dal punto di vista più serio, anche in certi mezzi lavorativo. E ad esempio, ora al momento tengo un blog di videogiochi in cui scriviamo news sulle ultime notizie nel campo del gaming, facciamo recensioni di giochi, i publisher addirittura ci mandano codici del gioco, giochi gratuiti, perché noi li recensiamo e diamo un nostro parere, inviamo
veniamo invitati a volte a conferenze, stampa di eventi mondiali, come ad esempio il Gamescom che viene fatto in Germania. Come ho detto, io ho un fratello di 7 anni più grande di me e quindi è, diciamo, immaginabile che sia sempre stata sotto di lui in ogni singolo gioco che abbia fatto in vita mia, ma non in tutti. Avvenne un giorno che mio fratello mi beccò a giocare a Dead or Alive, che è un gioco picchiaduro che, non so, mi aveva preso, mi divertiva, io ci giocavo da mesi e mesi. E lui mi trovò lì a giocare e mi fa: oh, ma ti sei messo a giocare a Doha, facciamo una partita insieme. E lo massacrai in maniera veramente memorabile. È anche bello perché è quasi anche uno sfogo, no? E dall'altra parte, certo, c'è da vedere emozionarsi sempre. Mi ricordo quando facevo duel Quake, uno contro uno, trema la mano, ti batte il cuore quando sei in cima, sei agitato, senti la tensione. Beh, capisco che anche, ecco, cioè ogni partita, quando la prendi in modo competitivo, che a prescindere dal premio o il contesto, è sempre, comunque, ti trasmette sempre un sacco di emozioni. E tra l'altro, una caratteristica di ogni giocatore comunque a livelli alti è sempre riuscire a mantenere la calma e a controllare la tensione, perché alla fine si tratta molto spesso anche proprio di giochi di mind trick, no? Di giochi psicologici, quindi mettere pressione sull'avversario, farlo cedere, un sacco di giochi, alla fine, per quanto cambiano le meccaniche, hanno sempre queste cose fondamentali. È anche più rilassante per certi mezzi quando non ti trovi più a giocare. Quando sei in 20 giochi anche in un torneo, come mi è capitato, la tensione è piuttosto alta. In certe situazioni ti devi accusarla anche tanto, sembra quasi di essere un esame all'università. E quando invece devi giocare è come vedere qualcun altro che fa un esame e te sei lì tranquillo che guardi magari l'altro player pensando di poter fare meglio. Se ti arrabbi, se sei deluso, infligge molto nel gaming, secondo me. Se sei arrabbiato, non pensi a quello che fai, lo fai istintivamente, lo fai la maggior parte delle volte sbagliato. Se sei triste, giochi proprio come dire perché sto giocando. Per giocare, secondo me, devi essere molto motivato. Quello che per me è il gaming è soprattutto giocare con le altre persone ormai. Ho conosciuto talmente tanta gente online, anche voi. Tutti, ormai siamo diventati una grande amicizia, ormai mi connetto per, non solo per giocare, ma anche per sentire della gente che ormai sono parte della mia vita, sono miei amici. Non lo so, secondo me il gaming è semplicemente un'arte. 5 game sono stati fatti, erano sul 2-2, l'ultimo game decisivo. La squadra, diciamo, che stava vincendo, i NATO Svins, una squadra ucraina, avevano praticamente vinto, avevano avuto un pugno. E in questo gioco, diciamo, ci sono tre linee, devi prendere una base per vincere, c'è una mappa intera. All'ultimo, invece di difendere la base per cosa avevano fatto, questi hanno usato le loro abilità per riuscire a portarsi nella base avversaria, non a distruggere la base come gli altri, cioè, vedere cosa hanno fatto, hanno provato a tornare indietro. Questa sforza è montata in mezzo e con una mossa ha bloccato tutti gli altri tre player senza l'intermedio di tornare indietro e difendere, e da vittoria quindi per il team degli Alliance è stata una, cioè, da sconfitta per il team degli Alliance, il team è diventato poi una vittoria proprio all'ultimo secondo, ovviamente è incredibile, uno dei migliori match che ho visto del tutto. Barrax loadup, that's him, that's Kuroki, he's dead, Kuroki's down, Alona, Alliance, the Kings of the North. Lane, Emerald Ball, the Hexes of Funnick, Funnick's gonna go down as well, oh my god, Alliance. They're doing it, the Alliance is doing it, two lanes of Rex, it's so hard to come back now, Na'Vi, they've got it. They're not done yet, Hovolsi's loadup, can you drop that stun? BKB, TP! Which they don't have enough damage, they don't have enough but time. Oh, cancel TP, he's out! He canceled the beat, Puppy, he's not gonna be back in the base. He's got BKB, but no boots of travel. Oh, cancel Dengi's TP as well! They are in now huge the trouble! But it's caught, now if they go for the throne, it could be game. Funnick's down, Alliance are doing it! They need a little more for those to fall! Throne in jeopardy, there's a glyph, it could be their last stand!
Dendy's back. He's going to try to focus everybody, but there's so much stuff. Hitting on the drone. There's no more glyph available. Down to about half HP, a quarter HP. A lion surrounding from all sides. BKB, they want to do round. It. They're going to do it. They're going to do it. North. Alliance wins. Yeah, they win. Arrotolo, arrotolo, arrotolo!